casa ha il dovere di l'onore di dare inizio a questa decima edizione delle buone pratiche. Sullo sfondo, come vedete, stanno andando le immagini raccolte in questi ultimi 10 anni. Questo è il teatro di Villa dei Leoni a Milano, dove abbiamo fatto la seconda edizione. Grazie mille, Anna. La prima era qua e per questo siamo tornati dopo 10 anni. E noi siamo molto contenti, infatti io sono qui per salutare tutti voi, ringraziarvi e augurarvi buon lavoro a nome di tutta la scuola Paolo Grassi e in particolare del direttore Massimo Navone, che però purtroppo oggi è stato trattenuto da altri impegni professionali fuori Milano. Ci fa veramente molto piacere dopo 10 anni riavere di nuovo le buone pratiche, che da qui hanno iniziato un lungo percorso, un percorso che ha sicuramente aiutato, stimolato tutto il sistema teatrale italiano, ha creato nel corso di questi anni un importante appuntamento dove confrontarsi e soprattutto bisogna ammettere che per molte nuove realtà, molte giovani compagnie è stata forse una, forse l'unica occasione che hanno avuto per poter parlare, far sentire i loro problemi e i loro progetti. E ovviamente per noi che formiamo giovani attori, registi, drammaturghi, organizzatori, danzatori, che poi spesso hanno animato nuove compagnie, ci sembra veramente importante continuare questo legame. Per cui, siccome io sono sintetica e so che il programma è densissimo, lascio il mio posto a tutta la serie. C'è qualcosa dell'8 marzo. Sì. Voi vedete una sedia con uno straccio rosso, anzi una bella sciarpa rossa. Straccio, ma per favore. Scusatemi, no, è una mia splendida sciarpa rossa, perché anche la scuola, insieme a Buone Pratiche, hanno aderito all'iniziativa che oggi, 8 marzo, vede tutti i luoghi pubblici avere una sedia con un segno che ricorda che è la festa delle donne, ma in realtà deve essere anche un momento in cui non si fanno gli auguri alle donne, ma si deve il loro grande rispetto. Il segno rosso sa significare tutte le donne che oggi non possono partecipare, non possono essere presenti da nessuna parte perché uccise da un loro compagno. Per cui ci tenevo che anche la scuola e Buone Pratiche ospitasse questo simbolo. No, noi, forse tu Mima, devi anche spiegare perché abbiamo deciso per cominciare di fare questa decima edizione delle Buone Pratiche proprio oggi, che è l'8 marzo. Beh, dunque, per dire la verità, perché era il giorno che andava meglio alla scuola. Però abbiamo colto l'occasione perché, come sapete, è un tema che abbiamo molto trattato in questi 10 anni, anche recentemente abbiamo lanciato come una delle proposte che dalla platea di Buone Pratiche poteva arrivare al Ministero, al Ministro Braga in particolare. Abbiamo chiesto che nei nuovi decreti attuativi del Fondo Unico dello Spettacolo venisse introdotta in forme significative la parità di genere. Devo dire che noi, quando abbiamo fissato l'8 marzo, nella nostra ingenuità che devo dire ha caratterizzato questi 10 anni, ne siamo consapevoli, pensavamo magari di avere qui il Ministro Braga che ci dicesse: bene, bravi, abbiamo colto fra le varie proposte vostre anche quella di introdurre questo principio. Non è così, ma vedremo, speriamo che sia così. In realtà però questo suggerimento è stato parzialmente accolto, perché in effetti è stato introdotto nelle proposte attuali un piccolo principio, che è la parità di genere nei consigli di amministrazione dei teatri stabili. Non è un grandissimo punto d'arrivo, considerando che noi avevamo chiesto che invece la parità di genere fosse nella direzione, nella presidenza, nella regia, nella drammaturgia, e considerando anche che i consigli di amministrazione non sono pagati, quindi avremmo un sacco di donne non pagate nei consigli di amministrazione di altri stati. Detto questo, è comunque qualcosa e ci sembra che sia un punto di partenza forse per andare avanti, perché fra le cose che, se cominciamo da qui, cominciamo il nostro intervento, fra le numerose cose che in questi 10 anni in fondo non sono
non sono cambiate per il meglio, sicuramente c'è questa. Poi passiamo ad altro, anche se io personalmente considero che continui ad essere centrale. Cominci tu le danze. Comincio io le danze. 10 anni di buone pratiche, questa è la 10ª edizione. Abbiamo fatto un tentativo di capire che cosa erano stati questi 10 anni e a che punto eravamo arrivati. Quello che vedete qui è il faldone dove abbiamo cercato di raccogliere i documenti e i materiali prodotti in questi 10 anni e abbiamo fabbricato questo libro in cui cerchiamo di rendere conto di quello che è successo e di fare una riflessione su quello che è accaduto in questi anni. Credo che uno dei sensi profondi di questa iniziativa è un po' quello a cui ha accennato prima Anna Guri. Dopo discuteremo se le buone pratiche che abbiamo presentato erano davvero delle buone pratiche o no, però quello che abbiamo cercato di far capire soprattutto ai giovani è che era possibile fare qualcosa in una situazione, non mi crollate così, in una situazione molto difficile, poi ne parleremo. Quello che hanno fatto le buone pratiche è stato dire a chi si affacciava al mondo del teatro: guardate che è possibile fare delle cose, si possono fare delle iniziative nuove, anzi è giusto farlo. E tante le iniziative che sono passate qui alle buone pratiche poi hanno avuto un grande sviluppo negli anni successivi. Credo che questo è stato uno dei compiti importanti che abbiamo fatto. L'altra cosa è stata un po' quella di dare a tutti quanti, grandi e piccini per così dire, un po' di consapevolezza su quello che sta accadendo in Italia in questi anni nel mondo del teatro e della politica culturale. Allora, nell'arco degli anni sono emersi un po', erano stati individuati fin dall'inizio, un po' sono emersi in corso d'opera dei nuclei tematici fondamentali che sono stati sviluppati con una serie di edizioni che, come molti di voi sanno, perché molti di voi ci sono state, avevano dei temi specifici e che sono state ospitate in 3 casi a Milano e poi in alcune sedi che, devo dire, con grandissima partecipazione anche nell'organizzazione ci hanno ospitato, che sono stati il Comune di Mira a Mira, il Teatro ITC di San Lazzaro a Bologna, gli Amici di Napoli, che dei teatri di Napoli a Castel dell'Ovo, in una edizione memorabile, esteticamente memorabile, come vedrete quando passerà lì, a Genova al Palazzo della Borsa, a Torino in occasione tra l'altro dell'anniversario dell'Unità d'Italia e l'anno scorso a Firenze. L'anno scorso abbiamo anche realizzato una serie di iniziative territoriali preparatorie delle edizioni di Firenze. In tutte queste edizioni sono emersi dei temi specifici che in qualche modo cercavano di toccare i problemi del momento e metterli a fuoco. In alcuni casi credo che siamo stati anche anticipatori, in altri casi lavorando sui 10 anni ci siamo accorti anche con amarezza di quanto la situazione nell'arco dei 10 anni sia sostanzialmente peggiorata, per cui se nel 2006 ci sembrava realistico fare una battaglia anche molto precisa, convinta sui criteri ma anche sull'incremento dei finanziamenti pubblici al settore, ad alcuni anni di distanza questa battaglia è oggettivamente ancora in corso, non ha sicuramente segnato dei punti a favore, e i problemi della finanza pubblica da un lato, però anche dei criteri, delle scelte di una politica pubblica per il settore del teatro sono ancora tutti in ballo. Quindi questo problema è stato affrontato ma resta totalmente attuale. Un altro tema che abbiamo affrontato, su cui invece forse qualche punto qualche risultato positivo a mio parere c'è stato, quello del ricambio generazionale. Sì, lì credo che su questo noi abbiamo molto insistito, tante realtà giovani, era quello che cercavo di raccontare prima, hanno trovato nelle buone pratiche un'occasione di visibilità e continuano a trovarla, anche oggi ci sono una serie di iniziative che passano attraverso la giornata di oggi per farsi in qualche misura
conoscere. L'altro aspetto, ne parleremo più tardi, è stato che uno dei fronti su cui abbiamo lavorato è l'attenzione alle reti e alla costruzione di reti, e anche da questo punto di vista credo che un pochino una funzione di catalizzatore l'abbiamo avuta. Una terza funzione che spero che il libro aiuti anche ad approfondire è una sorta di funzione pedagogica, nel senso che attraverso questi incontri, attraverso il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo cercato di far capire un po' com'era il sistema in generale, ma anche tutta una serie di tecniche e di pratiche organizzative e culturali che speriamo che si siano disseminati. E credo che la riprova che tutto questo ha funzionato è che tante delle persone che hanno seguito le prime edizioni delle buone pratiche poi qui sono arrivate ad oggi. Chi di voi era la prima edizione delle buone pratiche? Può alzare la mano per pura curiosità? Facciamo la foto di chi era, fai la foto e quinta la foto di chi era la prima edizione delle buone pratiche, Milano 2004. Alzate bene la mano che finite su Twitter, l'hashtag è BP2014, quindi twittate e ritwittate. Mani alzate per favore, che c'è lo scatto dei reduci del 2004. Un'altra cosa che abbiamo sempre cercato di fare, faccio un po' di comunicazione in servizio, è un verbale che poi pubblichiamo come le buone pratiche sul sito. Anche quest'anno pubblicheremo, abbiamo già pubblicato molte delle buone pratiche che verranno presentate oggi, e il verbale vedete in quel tavolino là, due martiri che passeranno la giornata a raccontare quello che ci sta succedendo, e ogni tanto trovate le foto delle verbalizzatrici, dei verbalizzatori degli anni scorsi. In effetti, ma tutto questo materiale del giro di questo faldone è il lavoro veramente al di là delle nostre previsioni che abbiamo affrontato nel fare questo libro, è stato di prendere in mano tutte le relazioni, non solo i verbali ma anche i materiali che erano stati mandati per presentare delle buone pratiche. Qui forse vale la pena di dire, perché sono tanti quelli che c'erano, ma non tutti c'erano, il criterio e il principio da cui siamo partiti. C'era tra l'altro anche Franco Dippolito fra noi, che qui coordinerà poi una sessione della nostra discussione, che è stato con me l'ideatore della prima edizione, che era una casa intitolata Una banca delle idee per il teatro italiano. L'idea che si è poi dimostrata anche abbastanza anticipatrice rispetto all'introduzione di tutta una serie di ben più concreti presupposti e piani bandi per la selezione e anche il sostegno di progetti, era quella che appunto in giro ci fossero molte idee e che non emergessero se non a fatica e non emergessero soprattutto concretamente nel sistema italiano. E quindi abbiamo pensato che avesse senso, che qualcosa di utile che potevamo fare a livello totalmente volontario, voglio dirlo, e indipendente, era quello di intercettare e proporre alcune di queste idee. A 10 anni di distanza ci siamo trovati ad analizzare questo materiale e abbiamo individuato dei filoni ricorrenti, dei temi ricorrenti li trovate identificati nel libro in una serie di tag tematici. Sono molti questi tag e nella discussione di oggi li abbiamo accorpati in macro temi che saranno coordinati dalle persone che ci hanno dato una mano nella riflessione su questo materiale all'interno del libro e che ci hanno anche seguito in questi anni. Io voglio ringraziarli e con questo, anche se qualche altra riflessione penso che la vogliamo fare, introdurre i tavoli del pomeriggio e spiegargli come è articolata la giornata. Abbiamo chiesto a Michele Trimarchi di dare un contributo alla riflessione di questo libro, a partire anche dal fatto che ci aveva aiutato nella prima edizione ad analizzare alcune delle buone pratiche, quindi aveva uno sguardo fin dall'inizio sulle iniziative che avevamo deciso di presentare. Stavo per dire che avevamo selezionato, ma in realtà non è stata una vera e propria selezione quella che noi abbiamo fatto.
fatto, cioè quelle che sono state presentate qui in 10 anni e che trovate schedate, tra virgolette, sul libro, non sono state selezionate, nel senso che erano le migliori buone pratiche che quell'anno si potevano presentare. Semplicemente noi abbiamo scelto di raccogliere delle proposte, in alcuni casi stimolarle, ma senza effettuare una selezione di qualità dal nostro punto di vista, semplicemente verificando che ci fossero quelli che secondo noi erano i requisiti di buona pratica, cioè che fosse un'idea innovativa, che fosse in qualche modo sostenibile, che fosse replicabile. Se le buone pratiche che ci pervenivano, non essendo un bando per cui si vinceva qualcosa, ma semplicemente un'occasione di confronto, se le buone pratiche che ci pervenivano corrispondevano a questi risultati, noi abbiamo scelto di presentarle e in alcuni casi di sollecitarle. Quelle che sono state presentate e che abbiamo schedato nei 10 anni sono 140. Abbiamo chiesto a tutti di verificare se la scheda riassuntiva che preparavamo corrispondeva effettivamente all'idea, e una cosa che mi sembra molto significativa è che i 140, tranne 3 o 4 e anche per motivi tragici, sono state tutte riscontrate, quindi tutte le persone che hanno seguito le buone pratiche in questi anni sono state si sono impegnate nella verifica e nel dirci che cosa poi era successo del loro progetto. Abbiamo schematicamente, anche in qualche caso interpretando le posizioni dei vari interlocutori in pratiche assolutamente riuscite, non riuscite e riuscite a metà, dico interpretando perché evidentemente le attitudini caratteriali portano a dare delle letture diverse, cioè ci sono persone che con un'iniziativa vagamente decollata sono entusiaste, ci sono altre che con 7 anni di attività dicono però si è fermato al 7° anno, poteva esserci l'8°, per cui insomma le posizioni di carattere incidono molto. Comunque il 50% delle pratiche che abbiamo analizzato sono, beh, poi introduciamo per quello che lo presentiamo, che abbiamo analizzato sono considerate dai diretti interessati nella nostra analisi totalmente riuscite, solo il 10% non sono riuscite per niente e il 40% sono almeno decollate e hanno combinato qualcosa. Vorrei dire subito che nel 10% di pratiche non riuscite ci sono anche secondo me delle ottime idee, e i riscontri delle pratiche non riuscite sono interessanti perché il motivo per cui non sono riuscite di solito è che sono o aperte nel tempo o che, come spesso succede nel teatro italiano, cambia la direzione, anche una buona idea viene bloccata, oppure che sono venuti a mancare finanziamenti. O cambia l'assessore. Quella è una delle condizioni. Presenti il peperone? Presento il peperone. Come sapete, le buone pratiche hanno una serie di regole. Una delle regole è che gli interventi hanno un tempo limitato, questo ovviamente pone qualche limite ma dà anche una serie di vantaggi. Primo, che obbliga le persone ad andare direttamente al sodo senza troppi preamboli e divagazioni. Secondo, che permette a tantissime persone di parlare, cioè un meccanismo sostanzialmente democratico. L'altro motivo è che abbiamo messo mettere il peperone sulla copertina di un libro di Franco Angeli, mi sembra un gesto di teppismo culturale di cui posso andare fiero. Quindi abbiamo chiesto a tutti di restare entro i 7 minuti nelle loro relazioni. Io ho qui un rosa oggi, andiamo sul rosa per cercare di dare ritmo alla giornata di oggi. Siamo anche in diretta streaming www.ustream.tv/channels/ateatro. Cerchiamo di tenere la banda del wifi della scuola libera in modo che non caschi troppo spesso la connessione con lo streaming, quindi ci stanno seguendo anche da casa. Completando l'informazione di servizio, però poi volevo completare anche l'articolazione della giornata, in concreto lui aveva detto agli allievi che hanno la password, perché gli altri non ce l'hanno, per favore non collegatevi il wifi, perché sennò abbiamo dei problemi col collegamento streaming, ok?
Bene, l'articolazione dei temi della giornata, dicevo, vede questa sessione coordinata da Michele Trimarchi sul tema del cambiamento, della progettazione del cambiamento, che è uno dei temi principali emersi ed è un po' il senso delle buone pratiche. Una sessione dedicata a reti e movimenti, che è un altro dei temi che credo anche più di altre iniziative abbiamo intercettato. Il tema del pubblico, per cui abbiamo chiesto un aiuto e una collaborazione, un'analisi sul libro a Francesco De Biase, che a sua volta ci ha servito in un paio di edizioni. Il tema delle regole, che Giovanna Marinelli ha già affrontato in due sessioni memorabili per quanto sono state seguite, dei bandi e delle modalità di selezione, e questo tema è ulteriormente approfondito da Giovanna nel libro con un'angolatura un po' diversa, un'evoluzione del tema affrontato negli anni scorsi, che è quella della trasparenza. In questa sessione avremo anche l'intervento dell'assessore del Corno del Comune di Milano, che ci parlerà di Expo, ve lo anticipo, cioè l'assessore di Milano dal pomeriggio. Non ho letto i relatori delle altre sessioni, ma abbiamo presenze istituzionalmente molto significative, come il caso dell'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Alberto Ronchi, che ringrazio di essere qui. Gli altri blocchi di discussione riguardano il tema della cosiddetta questione meridionale, che abbiamo chiesto a Franco di tornare a trattare, anche se la posizione di Franco è che la questione meridionale ormai è la questione del teatro, non è più un problema di sperequazione del sud, è un problema di sperequazione del settore probabilmente. E per concludere ritratteremo il tema degli spazi, che della diversa modalità di intendere il luogo teatrale, lo spazio teatrale come spazio abitato, che forse devo dire è una delle linee di riflessione dei 10 anni che ha dato esiti più positivi, nel senso che sul tema dei modi di gestione degli spazi ci sono stati risultati sicuramente significativi, le residenze e molto altro, mentre forse quelli più deludenti per il sistema sono i temi che riguardano la distribuzione e appunto il rapporto con le pubbliche amministrazioni. Posso fare una battuta? Quello che dicono i teatranti appena si presenta una nuova iniziativa è non fanno distribuzione, allora non mi interessa. Questo è un tipico atteggiamento da teatrante, che è il sintomo di questo nodo drammatico del nostro sì, teatro. È un nodo che tra l'altro abbiamo anche scelto di non affrontare, perché è talmente il problema, uno dei problemi così centrali del teatro italiano, che forse meriterà una riflessione specifica in una rivoluzione delle buone pratiche, perché sicuramente una cosa che vale la pena di dire è che questa impostazione delle buone pratiche del teatro richiede sicuramente un'evoluzione su cui stiamo riflettendo. Io darei le ultime informazioni di servizio, se sei d'accordo, sì, e poi passerei a Giulio Stumpo, cui insieme a Elena Alessandrini abbiamo chiesto di tirare le fila adesso e nel libro di questa evoluzione attraverso 10 anni. Altre informazioni di servizio da io? Dai tu, a parte che stanno quittando tutti come matti. Di già, fantastico. Io non lo faccio, per cui mi sento molto demodé. Allora, dunque, la giornata è articolata per blocchi di discussione. Cerchiamo di stare nei tempi con l'aiuto del nostro famoso timer peperone, come sapete. Non c'è coffee break, però chi vuole nell'arco della mattina può uscire, tra un po' ci saranno dei generi di conforto e anche, credo, qualche una delle chiacchiere carnevalesche offerte da Avi Tournai, che abbiamo ospitato con un suo banchetto nell'Atrio, ma che ricambia l'ospitalità con questa piccola pausa di carnevale, cioè non pausa nel senso che qui non si fa pausa, ma chi vuole troverà genere di conforto nell'Atrio.
quelli di Ritournée, quelli che come sempre a teatro mette a disposizione. Per chi vuole un caffè ci sono le macchinette, l'avete già scoperto, però ve lo dico, cioè non bisogna uscire per prendere il caffè, ci sono le macchinette con la monetina. Avete visto che ci sono i libri che si possono acquistare per chi li vuole acquistare con un congruo sconto grazie alla disponibilità della libreria Egea, e chi invece vuole associarsi all'associazione A Teatro è il benvenuto nell'associazione, e il libro costituisce un gadget a un prezzo specialissimo per chi si vuole associare. Altre informazioni? Basta, perché siamo già in ritardo. Okay, adesso allora... io cerco di fare partire la presentazione di Giulio Stumpo e Elena Alessandrini. Devo rovistare nel mio simpatico allora, che ho visto, io ringraziamo anche noi ovviamente la scuola di averci ospitato e tutti i collaboratori della scuola e le ragazze del primo e del secondo corso organizzatori che ci stanno dando la mano, come avete visto all'ingresso, all'interno, eccetera eccetera. Colgo l'occasione per salutarla perché non è citata tra gli ospiti, Orsola Guidini, Patrizia Orsola Guidini, che per tanti anni è venuta qui a raccontarci dalla regione Emilia-Romagna la situazione del rapporto Stato-Regioni, e magari coglierà l'occasione per riaggiornarci su questa dialettica che nell'arco dei 10 anni si è complicata ulteriormente anziché arrivare a una soluzione. Grazie Patrizia per essere qua. Allora, Giulio Stumpo e Alessandrini, i nostri. Allora, grazie, e andiamo velocemente. Io ho scelto come scenario di questa presentazione un labirinto, perché districarsi nei numeri e nei numeri della cultura non è per niente facile, e questo labirinto, diciamo così, è un po' il labirinto che abbiamo fatto durante tutti questi 10 anni. Io ringrazio Mimma e Riviero perché mi hanno invitato ogni volta, ogni anno, a fare una cosa noiosissima, che era quella di raccogliere i dati e presentarli alla platea delle buone pratiche. Non sempre l'ho fatto con, come dire, benissimo, però abbiamo colto l'occasione, e ringrazio anche Elena Alessandrini che ci ha messo, diciamo, la testa e i polpastrelli, a fare anche un lavoretto di ricongiunzione, diciamo, di tutti i dati possibili in questi 10 anni, e lascio la parola a lei per iniziare. Perfetto, grazie mille, io sarò molto breve perché non vogliamo diventare miliardi con grafici, numeri, percentuali, eccetera, eccetera. Abbiamo cercato appunto di tracciare, diciamo, lo scenario degli ultimi 10 anni del settore teatrale italiano sotto il profilo prettamente economico, principalmente economico. A questo fine abbiamo analizzato alcune principali variabili: la spesa pubblica, l'occupazione nel settore, la domanda da parte dei cittadini, dei consumatori, e l'offerta di spettacolo delle imprese teatrali appunto garanti nel settore, e la spesa privata. Andiamo avanti molto velocemente. Allora, questo è un grafico in cui si riepiloga diciamo la spesa pubblica per cultura e servizi ricreativi da parte di diversi livelli amministrativi, le amministrazioni locali, lo Stato e regionale. Diciamo che il dato più rilevante è questo crollo finale della spesa pubblica complessiva, che sarebbe la linea che vedete marcata in nero.